abbiamo promessa un'intervista esclusiva con colui che viene definito il cavaliere volante. È Lorenzo, la superstar di Fiera Cavalli, che torna quest'anno dopo uno stop di pochi anni a stupire tutti gli spettatori, che rimangono davvero a bocca aperta, perché la caratteristica dei suoi spettacoli, ma in realtà il suo modo di vivere il cavallo, è in totale libertà. Lorenzo, che emozione è per te Fiera Cavalli? Fiera Cavalli è uno dei più grandi eventi d'Europa e quindi sono veramente onorato di essere qui. Sono tornato con un nuovo show, nuovi cavalli, e ci provo a fare del mio meglio per proporre sempre cose nuove. Quanti cavalli riesci a gestire contemporaneamente? I make with 16. 16 cavalli. E in questa edizione sei arrivato con cavalli per metà bianchi e per metà neri. È la prima volta che propongo uno show black and white. Inizialmente erano solo cavalli bianchi. Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo spettacolo? Adrenalina ed emozione insieme. Abbiamo parlato di libertà. Questo è un concetto che hai fatto tuo da sempre con il cavallo. No, all'inizio ero un trick rider e quindi mi esibivo in numeri di equilibrio e acrobazie, ma pian piano ho cominciato a conoscere davvero il cavallo, a capirlo meglio. Tutti ti conoscono solo per nome, Lorenzo. Mia madre aveva un B&B in Camargue, avevo circa 11 anni e molti italiani venivano ospiti. E quando mi vedevano galoppare i miei cavalli mi chiamavano con entusiasmo Lorenzo, Lorenzo. E da lì capii che il mio nome era sufficiente per essere ricordato. Qual è il tuo primo ricordo a cavallo? My first horse was very, very nice and... Il mio primo cavallo è stato speciale, è stato lui a insegnarmi a non aver paura della loro stazza e della loro potenza. Quindi il mio primo ricordo è in piedi sopra questo cavallo ed è stato davvero incredibile. Non hai mai avuto paura? Of course, before I have stress for the... Naturalmente prima di ogni show, sì, ci sono scalette rigide e non si può rifare, ma direi solo prima, mai durante lo spettacolo. Come si fa a creare questo rapporto empatico con i cavalli? Insegno loro fin da piccoli e passo dopo passo instauro una connessione, faccio degli esercizi specifici. Loro ascoltano, sanno il loro nome, le loro posizioni e una volta pronti nasce lo show. Da poco sei padre, è già salita in sella tua figlia Elisa? Sì, a casa abbiamo molti cavalli, ovviamente, spero che piaccia anche a lei, ma sarà libera di scegliere ciò che vorrà fare o essere. Quanti cavalli hai a casa? Total, maybe 50. Altogether, because I have all my hod. In totale circa 50, tra vecchi cavalli e nuovi arrivi. Qual è il tuo elemento naturale? My favorite element is the wind. I live in Camargue. It's a wind country, very flat. Vivo in Camargue, che è molto ventoso, ci sono il mare, le spiagge e il vento mi dà energia. E tra i tuoi cavalli ce ne sono alcuni nati lì dove vivi? Yes, we make breeding. Sì, facciamo anche allevamento e alcuni di questi cavalli che vedete sono nati nei miei luoghi e sono tutti amanti della libertà. Yes, they live outside together in group, so I try to keep them. Sì, vivono all'aperto insieme. Faccio di tutto per mantenerli selvaggi ma educati. Quante ore passi con loro? There is different period. When they are in the teaching, it's every day. Maybe sometimes two times a day that they. Ci sono diversi momenti quando sono nella fase di apprendimento, tutti i giorni, a volte anche due volte al giorno. Poi una volta che sanno cosa devono fare, si rilassano ed è solo una questione di rifare quell'azione. La parte più difficile in realtà è quella sportiva, dove devi portarli tutti a una perfetta condizione fisica. E cosa vorresti che pensassero le persone durante le tue esibizioni? I don't know, I think it's the power. I show horses with a lot of power. Forse la potenza. Porto in scena cavalli con molta energia combinata all'emozione. E cosa c'è nel tuo futuro, Lorenzo?
È come per ogni artista, pensi sempre a quello che verrà. Nel preciso momento in cui inizi a fare qualcosa, pensi anche a quello che verrà dopo. Tutta la mia vita è proiettata nel futuro, ma vivo il presente.